Tutte le giga company si lanciano nel mondo finanziario. No, non stanno investendo in borsa, ma come vedete da una serie di video che stiamo facendo, di news che vi sto lanciando, da Apple che lancia la propria carta di credito a Facebook che lancia la sua criptovaluta, tutti si stanno muovendo, tutti i grandi big del digitale, le giga company si stanno muovendo sulla finanza, sul creare denaro, sul creare connessione tra persone che hanno voglia di scambiarsi denaro. E se in un primo approccio questa tipologia di operazione sembrerebbe puntare alla intermediazione, cioè ti do dei soldi e l'intermediario ci guadagna dei quattrini, come accade per le banche, no? Sapete che per fare un bonifico serve quell'euro, quel 50 centesimi, che è il guadagno vero della banca. In questo caso non sarà così e non è così per questi giga company. Perché? Perché chiaramente il loro obiettivo non è quella di andare a guadagnare, a lucrare tra le transazioni, ma è essere la transazione, essere la piattaforma della transazione. Da una parte, come sta facendo Apple per far sì che ci sia un mondo Apple, come per Amazon, tu ti iscrivi e hai la possibilità di vedere video, di ascoltare la musica, di acquistare online con Prime, di ascoltare Audible. Sarà così anche per Apple, quindi ci sarà anche la carta di credito, sarà possibile avere delle scontistiche per i prodotti Apple grazie a questa carta di credito. Anche per Facebook e per i social media diventerà così. Loro ambiscono ad avere le nostre abitudini economiche ed abitudini commerciali, anche i nostri dati di come li spendiamo e il perché li spendiamo. Fateci un ragionamento e datemi le vostre opinioni, i vostri commenti qui sotto. O qui sopra, dipende dalla piattaforma, chiaramente non costa nulla.